campionato del mondo una squadra che seppe fare molta strada fu la Polonia di Boniek, che si qualificò per la seconda fase del gruppo dell'Italia e che in seguito negò al Belgio e alla Unione Sovietica il passaggio alle semifinali. Osserviamo i polacchi nel pullman che li conduce al Nou Camp di Barcellona, dove li attende, e questa volta per il penultimo atto del torneo, la formazione italiana. I polacchi per il nuovo confronto con gli azzurri lamentano un'assenza importante, quella di Boniek. Il loro disimpegno risulterà come al solito disciplinato, ma senza estri particolari. L'Italia di Bearzot, dopo aver superato la concorrenza dell'Argentina e del Brasile, è ormai consapevole della sua ritrovata efficienza e supera l'avversario senza grossi problemi. Per Paolo Rossi la serie d'oro continua. È lui che porta l'Italia in vantaggio nel primo tempo e ancora lui che segna la rete nella ripresa, che fissa il risultato sul 2-0. Ed eccovi qualche immagine della semifinale con in campo l'Italia. I polacchi sperano ancora nelle risorse dell'anziano Lato, un giocatore di indubbia validità, sempre molto pericoloso. Ma questa volta Collovati e gli altri difensori azzurri non daranno al giocatore polacco troppa libertà d'azione. Due portieri della partita, Mlinarczyk da una parte e Zoff dall'altra, si disimpegnano con grande bravura nei primi interventi. Nella partita affiora qualche durezza e l'uomo naturalmente preso di mira maggiormente è Rossi, ma sarà proprio lui ad avere per la prima volta ragione dei polacchi e a portare l'Italia in vantaggio. L'Italia è stata raggiunta a Barcellona da migliaia e migliaia di sostenitori, non le manca quindi l'appoggio del pubblico amico. Anche la Polonia tuttavia, nei suoi spunti offensivi, in qualche calcio di punizione che impegna Zoff, riesce a raccogliere meritati consensi. Attivissimo è sempre Paolo Rossi, che ha la compagnia molto utile di Conti, un giocatore che è riuscito a far valere al mondiale le sue indubbie risorse. Anche lui, come Rossi, è attaccato duramente dagli avversari e questa volta finisce addirittura oltre il bordo del campo, dove sono assiepati i fotografi. Per fortuna si tratta di una menomazione di poco conto, e questa pedina importantissima della squadra di Bearzot potrà tornare a dare manforte ai compagni. In questo duro scontro è coinvolto viceversa Graziani. Graziani non è in grado di tenere il terreno, è stato sostituito con Altobelli. Ancora in azione Conti, in direzione di Rossi che si inginocchia e con grande prontezza di riflesso ottiene il punto del 2-0. Oramai la sorte della Polonia è segnata, sarà con pieno merito l'Italia che si qualificherà
per l'episodio decisivo del campionato del mondo. Ecco un primo piano del grande protagonista di questa semifinale. Paolo Rossi, che ha addirittura commosso Enzo Bearzot, è stato dichiarato l'uomo della semifinale.